Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono Linda. Oggi in questo video parliamo di libri perché siamo a maggio. Maggio è il mese dedicato ai libri e c'è proprio un'iniziativa che si chiama il Maggio dei Libri. Durante questo periodo vengono organizzate tantissime manifestazioni, iniziative proprio a favore della lettura per sensibilizzare bambini e adulti ad approcciarsi appunto alla lettura. Quindi voglio dare il mio piccolo contributo con questo video, consigliandovi o comunque mostrandovi i libri che ho letto durante questo mese per cercare di darvi qualche idea, qualche spunto. Non sono tantissimi, credo siano più o meno una decina. Ho scelto due titoli per ogni categoria letta, quindi due albi, due romanzi, due graphic novel, eccetera. Volevo variare un po' di più per le varie fasce di età, ma è quello che ho letto, è quello che ho avuto tra le mani tra la fine di aprile e oggi. Sto girando questo video, oggi è giorno 20, credo, sì. Quindi andrà in onda fra qualche giorno, no, ma che in onda, andrà online fra qualche giorno e spero possa esservi utile perché appunto nell'ultima settimana di maggio solitamente si organizzano appunto molte iniziative nelle librerie, nelle biblioteche, nelle scuole. Quindi se avete voglia di avere qualche suggerimento oppure se siete in cerca di qualcosa di particolare da regalare o perché no da regalarvi come spesso faccio io, prendete nota, prendete carta e penna perché questo potrebbe essere il video che fa per voi, ma non voglio rubare tempo, cominciamo subito e inizio subito con suggerirvi due albi illustrati. Credo appunto che gli albi debbano essere riscoperti perché sono meravigliosi. Ultimamente ce ne sono in commercio di stupendi, hanno delle meravigliose illustrazioni, ma soprattutto vanno bene sia per bambini che per adulti, come quelli che vi mostro adesso. Il primo che vi voglio mostrare è questo, si intitola Il mondo ti aspetta, ha delle illustrazioni deliziose, ma quando dico deliziose è proprio bellissime. È un albo che si presta tantissimo ad essere regalato ad una bambina, ad una ragazza, ma perché no anche ad una donna, perché vi leggo in poche parole quello che vi conquisterà. Sei qui per illuminare luoghi bui da troppo tempo, per svelare agli altri la bellezza di ogni giorno. Abbi fiducia, mettiti alla prova, il mondo aspetta qualcuno proprio come te. È un libro edito da Terre di Mezzo per un prezzo di copertina 15 euro, ha delle illustrazioni molto delicate. E appunto è un incoraggiamento all'autostima, a credere in se stessi, a fare qualcosa nella vita per gli altri e per se stessi, ad andare avanti, ad inseguire i propri sogni, i propri ideali, cercare sempre in ogni modo di raggiungerli, ma soprattutto in queste poche righe. Guardate che meravigliose illustrazioni a tutta pagina. C'è proprio un invito a credere in se stessi. Io l'ho trovato veramente, veramente bello, ve lo consiglio. È veramente un'ottima idea, regalo. Quindi il primo albo è Il mondo ti aspetta. Invece il secondo, che è una chicca, un gioiello, secondo me, qualcosa di veramente prezioso. L'ho anche postato su Facebook, su Instagram, quando ho inserito i consigli di lettura per la festa della mamma. Quindi quello che vi vado a mostrare è proprio questo, Mamma, edito sempre da Terre di Mezzo, che sta facendo veramente dei capolavori, al prezzo di 18 euro. Allora, questo è un libro che credo sia consigliato più per adulti che per bambini, ma può essere letto mamma figlio, mamma figlia, anche solo mamma, o anche se non siete mamme. Comunque, io dico questo, è un bellissimo libro da regalare alle mamme. È un bellissimo libro da regalare alle mamme per leggerlo con i propri bambini o per se stesse, perché è veramente più un libro per adulti. Ma è un bellissimo libro da avere in casa
perché ha delle illustrazioni che veramente colpiscono al cuore, stupende anche le parole, ovviamente. Vi faccio vedere qualcosa. Io mi sono veramente commossa. Un libro bello, bello, bello. Cioè, no, guardate che illustrazioni. A tutta pagina, stupende. Ve ne prendo qualcuna così a caso, ma sono tutte bellissime, veramente. Questo libro per, secondo me è proprio un gioiello che racconta l'essere madre, che racconta i sacrifici delle mamme, che racconta realmente l'amore infinito, sconfinato di una mamma per i propri figli. E secondo me è un libro da avere nella propria libreria, nella propria biblioteca di casa. È un libro che secondo me farà molto piacere a una mamma, ma anche a una non mamma, ma non solo. Ah, questo libro è bello da regalare appunto a una mamma, ma non solo a una mamma di pancia, anche a una mamma di cuore, perché parla anche di bambini che non nascono dal ventre, ma nascono dal cuore. È veramente un libro sull'amore, un inno all'amore materno, all'amore più profondo, all'amore più vero, all'amore più viscerale che possa esistere. Quindi questo è un consiglio, secondo me, se non, prezioso. Se non lo avete, fate in modo di averlo. Vale tutti i suoi 18 euro. Terre di mezzo, mamma, la parola più bella. Andiamo avanti. Questo mese è stato anche il mese delle graphic novel o dei graphic novel, non lo so. Comunque, vi mostro i due che ho letto. Allora, uno maggiormente consigliato per ragazzini, diciamo più o meno dalla quinta elementare, quindi 10-11 anni, ed è Pesi Massimi. È di Federico Appel ed è edito da Sinnos, se non sbaglio, al prezzo di 13 euro. Sì, 13 euro. Allora, Pesi Massimi, vedete all'interno, è più che altro una raccolta di storie, cioè non è una storia dall'inizio alla fine, ma parla veramente di grandi campioni. Abbiamo Muhammad Ali, Gino Bartali. Ecco, in particolare volevo segnalare questa storia di Gino Bartali, che viene affrontata non solo dal punto di vista del campione di ciclismo, quale lui è stato, ma del suo mettersi a disposizione degli altri per portare da una parte all'altra dell'Italia documenti, passaporti, documenti falsi di ebrei che poi sono stati salvati proprio grazie a questo suo coraggio durante il periodo delle leggi razziali in Italia. Quindi l'ho trovato veramente carino. La scrittura è molto, cioè si legge molto facilmente, è adatto ai ragazzi perché appunto approccia, come è scritto, con un linguaggio molto facile, molto comune tra i ragazzi. Anche le illustrazioni, io credo che è un libro che piacerà molto. Adesso i ragazzi sono molto presi da questa tipologia di storie e se volete fare un bel regalo a un ragazzino di quinta o di prima media e anche un buon libro che si legge bene appunto in estate, prendete questo, Pesi Massimi di Federico Appel, edito da Sinnos, al prezzo di 13 euro. Vale la pena. Per i temi che tratta, per le storie affrontate. Se invece volete qualcosa di più delicato, io l'ho trovato veramente delizioso, vi consiglio questo, Fiato Sospeso, Silvia Vecchini, edito da Tunuè per 9,90 euro. È la storia di Olivia, una ragazzina che ha una vita un po' particolare, perché è affetta da tantissime allergie, sia alimentari, sia diciamo allergie a degli indumenti particolari, alla polvere, quindi vive in maniera un po', cioè sotto una campana di vetro, con tutte le ansie dei genitori. Qualsiasi cosa debba affrontare Olivia deve sempre fare i conti con questa sua
patologia, tra virgolette, ma riesce a superare ogni ostacolo che si frappone appunto tra lei e la vita, attraverso un forte legame di amicizia che riesce a instaurare con un suo compagno di scuola, che però non è un suo compagno di classe, ma è più piccolo di lei, quindi è delle classi inferiori, solo che è un ragazzino geniale, è proprio un genio, tant'è che questo ragazzino non voglio spoilerare tanto, ma dovrebbe fare degli esami per passare due classi, quindi per saltare due classi. E Olivia è tutta contenta perché potrebbero finalmente stare in classe insieme. Non è solo, diciamo, una storia di amicizia, punto e basta. È una storia di amicizia che ci insegna che con un legame forte si riescono a superare le paure, si riescono a superare le angosce, si riescono a superare anche quei problemi che nascono dal fatto di essere messa da parte dagli altri, dai coetanei, perché essere adolescenti, essere ragazzini oggi è veramente difficile. Fiato sospeso, come il fiato di Olivia, cioè lei è una nuotatrice, quindi il suo habitat naturale, quello in cui si trova veramente a suo agio, è l'acqua. E quando lei trattiene il fiato per andare sott'acqua, dice che quello è il momento migliore della sua giornata. In realtà scoprirà che ce ne sono molti altri. Fiato sospeso è un fumetto, diciamo, che si legge in un pomeriggio. E io ce ne ho messi due di pomeriggi, ma perché ero molto indaffarata, ma credetemi, la mia testa era sempre qui, cioè il giorno dopo mi chiedevo chissà come va a finire, quindi è il libro adatto, perfetto per una quarta elementare e anche una terza, ovviamente in su, e poi perché no, anche per adulti. Questi sono libri che vanno benissimo anche per gli adulti. Andiamo avanti. Passiamo a un'altra categoria di sempre libri per ragazzi, ma sempre libri che credo possano andare bene anche per adulti. Vi propongo in questo mese particolare Falcone e Borsellino, Paladini della Giustizia, della collana Grandissimi, edito da Elle al prezzo di 8 euro. Falcone e Borsellino non hanno bisogno di presentazioni. Maggio è un mese in cui viene ricordata appunto come ricorrenza la morte di Falcone. Questa storia, le loro storie, in questo libro vengono raccontate da un cantastorie e da una sua asina molto saggia. Ed sono narrate proprio sotto forma di cantastorie delle piazze. Io credo che arriva un momento nella vita in cui i nostri ragazzi devono assolutamente conoscere le storie degli eroi dei giorni nostri. Quindi credo che sia importante far capire attraverso le storie di questi grandi, grandissimi personaggi, come dobbiamo comportarci anche nel nostro piccolo, perché io credo che certe cose si debbano imparare proprio da bambini, quindi uscire fuori dall'omertà, imparare a denunciare determinati atteggiamenti, determinate situazioni, e farlo con coraggio sia veramente importante. E la storia di questi due grandissimi uomini, che non a caso in questo libro hanno chiamato paladini della giustizia, riferendosi ai paladini dei cantastorie, diciamo, delle opere dei pupi siciliani, è veramente il modo migliore per approcciare a determinati temi. Quarta, quinta elementare e oltre. Poi un altro libro che ho letto e che è diventato un libro veramente caro al mio cuore è questo: Gesù come un romanzo, edito da, aspettate perché non avevo mai sentito queste edizioni, Camelo Zampa, penso si dica così, al prezzo di 10,90 euro. Ora, parto dal presupposto che io conosco benissimo
la storia dei Vangeli, la storia di Gesù, che non esagero se vi dico che l'ho letta, riletta e ascoltata centinaia di volte, perché sono una cristiana, praticante, che ho frequentato da quando avevo 5 anni la scuola domenicale tutte le domeniche, per cui non è una storia a me nuova. Ma nonostante ciò, quindi la premessa era d'obbligo, nonostante ciò, questo libro mi ha fatto piangere. Perché? Perché la storia degli ultimi anni della vita di Gesù, quindi da quando Gesù inizia il suo operato sulla terra, quindi non da bambino, ma proprio gli ultimi anni della sua vita, raccontata da Pietro. I Vangeli, come noi tutti sappiamo, sono raccontati da Matteo, Marco, Luca e Giovanni, quindi dal loro punto di vista questo libro racconta la storia di Gesù da Pietro, quindi dal momento in cui Gesù incontra Pietro. Ed è ovviamente come un romanzo, come dice il titolo, quindi è raccontata proprio sotto forma di romanzo, quindi ha una lettura scorrevole, piacevole, con parole e termini attuali, ovviamente meno arcaici di quelli biblici, con una traduzione molto fluida, che ci fa immergere nella storia, ma soprattutto ci fa entrare ancora di più nella storia, perché proprio come fanno i romanzi, cala, ci fa immergere nei dettagli che ovviamente, essendo un romanzo, questo libro ha e il Vangelo non ha. Quindi faccio un esempio banalissimo: se leggete attraverso questo libro quello che accade la notte del tradimento di Gesù da parte di Giuda e il fatto che Gesù vada a pregare durante la notte sul Monte degli Ulivi, c'è la descrizione di questa notte in questo bosco, in questo giardino di ulivi, raccontata così in maniera così dettagliata e così intensa che ci fa sembrare di stare lì in quel posto. Questo ci carica di pathos, così come leggere da uno spettatore esterno i miracoli che sono avvenuti attraverso appunto Gesù su determinate persone, ci fa sembrare di stare lì presenti in quel momento. Ma la cosa che mi ha colpito di questo libro, più che altro che mi ha fatto riflettere rispetto alla lettura appunto dei Vangeli, è stato il rapporto che Gesù ha avuto con i suoi discepoli e quindi anche tutte quelle sfaccettature di amicizia, di relazione tra i discepoli diversi, perché diversi caratteri, diversi uomini con Gesù. Questo è il libro che io consiglio ad adulti e bambini, indipendentemente dalla fede religiosa, perché comunque Gesù è innegabilmente un personaggio storico che è esistito e che io lo chiamo il rivoluzionario dei tempi, nel senso che uno può credere o non credere nel fatto che Gesù sia il figlio di Dio, ma sicuramente Gesù è stato un grandissimo uomo della storia che è riuscito ad andare controcorrente, un rivoluzionario che è andato controcorrente per quei pochi anni del suo ministero sulla terra e credo che questo anche a livello storico tutti debbano conoscerlo. L'altro giorno parlavo con una persona dicendo che già solo il fatto che in Gesù si incontrano le età, cioè lui è l'ago, lo spartiacque tra avanti Cristo e dopo Cristo, già solo questo ci deve fare pensare all'importanza di Gesù anche come figura storica. Questo libro io lo consiglio a credenti e non a cristiani e non a bambini e adulti. È veramente un libro che ho trovato molto molto intenso, molto bello. Quindi Gesù come un romanzo, edito da Camelo Zampa per 10,90 euro. Andiamo avanti, vi voglio parlare anche di due libri di, non so come definirli, non fiction, diciamo, uno per ragazzi e uno no, però li ho trovati veramente carini e interessanti. Uno è questo perché
Le stelle brillano, edito da De Agostini, al prezzo di 14,90 euro. Allora, questo è il classico libro che piacerebbe ai miei alunni, quindi dai ragazzini di quinta, perché è il libro dei perché. Allora, se io lo apro a caso, ma proprio così. Ok, qual è la stella più vicina? Il sole splenderà per sempre? Come nasce una stella? Vado avanti. Perché non sento la terra girare? Le stelle si muovono? E poi ancora, non lo so, prendo un'altra pagina, il cloud è una vera nuvola. Perché il mouse si chiama così? Quanto era grande il computer più grande del mondo? Per quanto tempo dormiamo? Perché esiste il sonnambulismo? Via discorrendo, quindi praticamente il grande libro dei perché. Stavo vedendo questo, che aspetto hanno le onde sonore? Cioè, queste io le chiamo le domande imbarazzanti, quelli che gli alunni ci fanno e che noi restiamo un po' così dicendo te lo dico dopo. Quindi, maestre di tutto il mondo, no, scherzo, comunque, questo è un libro che risponde a tantissime domande e quindi va bene sia ai bambini, ai ragazzi che agli adulti. Se siete ragazzi curiosi, ragazzi e ragazze curiose, non perdetevi Perché le stelle brillano e altre domande fondamentali sulla scienza, edito da De Agostini al prezzo di 14,90 euro. Passiamo a un altro libro di non fiction che ho scoperto da poco, anche se mi è stato regalato qualche tempo fa, ed è Un anno con Lloyd. Lloyd è questo maggiordomo immaginario. Che dire? Allora, innanzitutto questo libro è delizioso perché ha tutte, cioè, per gli amanti dell'estetica come me, non so se nel video si vede, comunque le sue pagine sono tutte colorate, sono scandite dalle stagioni e poi dei mesi, quindi ci sono pagine rosa, rosse, gialle, azzurre, eccetera. E c'è il suo segnalibro e, come dicevo prima, sono pillole di saggezza. O comunque pillole di riflessioni, chiamiamole così, di questo maggiordomo immaginario Lloyd con il suo Sir. La cosa bella di questo libro è che è scritto finemente, cioè ha una scrittura. Simone Tempia, o Tempia, ma credo Tempia, è l'autore. Scrive veramente utilizzando la lingua italiana in lungo e largo, ma proprio con giochi di parole che lasciano a bocca aperta. Vale la pena solo per questo, anche solo per questo, di leggerlo. Ma poi ci regala attimi di spensieratezza. Si può leggere dall'inizio alla fine, dalla fine all'inizio, dal centro in poi, o seguendo le date come se fosse un diario. Non lo so. Io l'ho trovato veramente carino da leggere, però a piccole dosi, nel senso che questi libri, se vengono letti tutti in una volta, si rischia poi di essere un po' nauseati o di dimenticare anche il contenuto, o comunque di non apprezzarlo. Invece, proprio leggere una pillola al giorno rende veramente leggera e anche divertente la lettura. Volevo prendere proprio uno a caso, che ne so, l'8 maggio. Lloyd, è un periodo che va tutto storto. Vorrà dire che sarà più semplice dare una svolta alla vita, Sir. A forza di curve, però, mi sta venendo in mal d'auto, Lloyd. I rettilinei attraversano le montagne, ma sono i tornanti che ci portano sulla vetta, Sir. Abbassa il finestrino, Lloyd, ho bisogno di respirare. Appiaia i polmoni, Sir, appiaia i polmoni. Per dirvi che in realtà questo continuo scambio tra Lloyd e Sir poi ci porta a riflettere, utilizzando poi metafore, allegorie, cioè è proprio veramente un libro scritto a regola d'arte. Un anno con Lloyd della Rizzoli a credo 15 euro, io ho il prezzo coperto perché appunto è un regalo. Quindi questo è un libro che vi consiglio da tenere lì da parte ogni tanto sul comodino o da qualche altra parte in casa. Prendete un 3-4 righe e vi farà sorridere. Poi, ultimi due libri della categoria romanzi che ho letto sono
Uno ve lo metto qui da qualche parte, sì, credo qui o di qui, ed è Elena e la tempesta di Alessia Gazzola. Non ce l'ho cartaceo perché l'ho letto in versione ebook. Racconta la storia di Elena, questa ragazza che ritorna su un'isola della Sicilia. Quest'isola è un'isola immaginaria, ma la possiamo tranquillamente, diciamo, annoverare tra quelle che possono essere le isole Eolie o le Pelagie, un'isola della Sicilia. Dopo tanti anni, 15 per l'esattezza, dall'ultima volta che c'è stata, dove ha una casa che il padre ha lasciato in eredità a lei. Lena ha un grande segreto e proprio ritornando sull'isola, questo segreto che ha cercato di tenere in fondo al suo cuore per anni riemerge ed è costretta ad affrontare i fantasmi del passato. Vorrei raccontarvi altro, ma non lo faccio per non spoilerare. È un libro carino, si legge, che ne so, in 2 giorni, velocissimo. Costa, quanto costa? Il libro vero e proprio costa sui 16 euro circa. Non so dirvelo di preciso, appunto perché io ho la versione ebook. Alessia Gazzola è la scrittrice, per intenderci, l'autrice dell'Allieva o di Costanza e Buoni Propositi o Questione di Costanza. Ha una penna molto, 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 molto fluida, molto giovanile, molto leggera. A me i suoi libri piacciono, mi regalano sempre dei giorni di svago, di spensieratezza. E anche questo, Lei nella tempesta, in cui comunque c'è a volte un filo anche d'ansia che mi ha preso appunto per questo segreto, con colpo di scena finale, tra l'altro. Nonostante tutto, mi ha preso veramente tanto, mi ha fatto anche riflettere su alcune cose, su alcune tematiche che non dirò qui in questo video, perché altrimenti se vi dico la tematica, ve lo spoilero. Quindi, Lena e la tempesta, Alessia Gazzola, carinissimo. Poi un altro libro che ho letto approfittando degli sconti Feltrinelli del mese di maggio, aprile, non mi ricordo più quando l'ho comprato, è questo Circe, edito appunto da Feltrinelli. Questo libro in sé per sé costa circa 11,40 euro. Io l'ho preso in promozione 2 Feltrinelli 9,90 euro. Allora vi dico solo questo: il libro è 411 pagine. E ho detto tutto. 411 pagine. Io non avrei mai immaginato di portarlo alla fine, perché io non amo particolarmente la mitologia. Sono estranea alla mitologia greca. E come ho detto in un video precedente, dei libri acquistati appunto tra aprile, credo, ho comprato proprio anche la collana dei miti greci, l'Odissea, gli dei dell'Olimpo, eccetera, proprio per vincere questa mia resistenza alla mitologia. E proprio per vincere questa resistenza, ho iniziato subito a leggere Circe. Non vi nascondo che dopo un paio di capitoli avevo pensato di abbandonarlo, anche perché ci sono appunto figure mitologiche. Io non amo molto neanche i fantasy, quindi cioè proprio non è uno stile che mi attrae e quindi avevo pensato di lasciar perdere. Però poi, proprio perché volevo vincere questo ostacolo, mi sono fatta coraggio e sono andata avanti. Ovviamente coraggio, ironicamente parlando. E sono andata avanti e vi devo dire che ho scoperto un libro scritto in maniera sublime. Questa storia è una storia già in sé per sé molto conosciuta, perché chi di noi non ha mai sentito parlare di Circe, della maga Circe, degli uomini di Ulisse trasformati in maiali? Chi non ha mai sentito parlare dei suoi sortileggi? Ma dentro questo libro c'è molto di più. C'è la storia di Circe,
C'è la storia di una donna, c'è la storia di una madre, c'è la storia di un amante, c'è la storia di una donna che in realtà vive mille vite perché essendo figlia di dei è eterna, ma che sceglie di essere mortale a un certo punto. Quindi è un libro con delle storie dentro le storie che a un certo punto poi ci prendono perché scopriamo tutto il lato umano di Circe nel suo essere madre, quindi nei sentimenti che prova verso il figlio, nell'amare un uomo, in questo caso Odisseo, sposato ad un'altra donna, nel desiderare di vivere con lui per sempre, ma nel fatto di comunque sapere che se ne sarebbe andato, sarebbe tornato nella sua Itaca. E quindi tutti questi sentimenti, che poi sono sentimenti che si vivono da esseri umani, catturano l'attenzione del lettore. Quindi, se siete amanti di mitologia o no, se siete amanti delle storie anche fantasy, perché comunque lo ricorda molto, questo è il libro che fa per voi. Le sue 400 e passa pagine non vi peseranno. Io devo dire che soprattutto da metà in poi, quindi dall'incontro con Ulisse in poi, l'ho divorato. All'inizio andava un po' lento, poi l'ho letto veramente con tanta curiosità di sapere come andava a finire. Ci sono delle parti veramente anche poetiche, perché la scrittura è meravigliosa, stupenda, veramente. Sembra, a tratti sembra una poesia. In certi punti ci si rende conto che è scritto talmente bene, talmente usando un linguaggio talmente poetico, talmente dettagliato nelle descrizioni, talmente col cuore che è difficile staccarsene. Tra l'altro, credo che veramente sia una delle migliori traduzioni. Quindi, Circe di Madeleine Miller, edito da Feltrinelli, al costo di 11,40 euro, o se beccate ancora la promozione, due libri 9,90 euro. Ve lo consiglio. E con Circe ho terminato. Questi sono i libri che ho letto a maggio, e maggio non è ancora finito. Forse prima dell'estate riuscirò a fare un altro libro, se dovesse farvi piacere. Uno, sì, ma che un altro libro, un altro video, se dovesse farvi piacere, con altri consigli, magari con quelli che avrò letto a giugno, non lo so. Intanto, se questo video vi è piaciuto, fatemelo capire con un like, perché così riesco anche a capire che tipologia di video preferite. Se i consigli appunto vi sono stati utili, scrivetemelo. Se uno di questi libri vi ha appassionato, l'avete già letto, confrontiamoci. Se avete altri libri da suggerirmi, sono aperta a qualsiasi suggerimento. Con buona pace delle mie tasche, e poi cercherò di mettere in info box i titoli in modo che se qualcuno si è incuriosito e vuole andarli a comprare, c'ha già titolo, editore, eccetera. Non so se riesco a linkarveli ad Amazon. Tra l'altro, non sono affiliata a Amazon, non ci guadagno niente nelle sponsorizzazioni. Quindi, se ci riesco, ce la faccio. Se ci riesco, ce la faccio. Vabbè. È arrivato il momento di chiudere questo video. Vi ringrazio per averlo visto fino in fondo, vi do appuntamento al prossimo e vi saluto. Ciao!